Buongiorno a tutti, oggi andiamo a vedere come gestire l'importazione all'interno di Linux di un PDF generato dalla gestione di InSystem riferito ad una situazione contabile. Allora, entriamo innanzitutto nel nostro gestionale di InSystem, scegliamo col menu qui a destra la funzionalità contabilità, all'interno della quale ci sono tutte le nostre procedure di registrazioni contabili e di stampe. Sul menu a destra ci sono tutte le operazioni e i comandi che abbiamo fatto in passato. A noi interessa la stampa della situazione contabile ordinaria, quindi possiamo o cliccare su questo tastino identificato con l'acronimo MSIT, oppure andare nella barra di ricerca e digitare l'acronimo o tutta l'estensione del comando. Quindi selezioniamo stampa situazione contabile MSIT. E in questa finestra dobbiamo scegliere che tipo di elaborazione vogliamo. Se scegliamo la situazione economica patrimoniale avremo un unico periodo contabile. Scegliendo invece situazione comparata avremo più periodi affiancati. Quindi selezioniamo questa opzione. Data stampa può essere una data qualunque, anche la data di oggi. E scegliamo due periodi contabili. In questo caso scelgo 31-12-2021 e 31-12-2020, ma avrei potuto anche scegliere una data aggiornata se avessi avuto la contabilità aggiornata al 2022. Come codice ditta devo scegliere appunto il codice associato all'impresa di cui vogliamo elaborare la situazione contabile, ne scelgo uno a caso. Il passo successivo è quello di selezionare il formato. Noi vogliamo un PDF, quindi clicchiamo sul tasto funzioni, scegliamo formato, tra le varie alternative scegliamo PDF e l'anteprima per vedere prima del salvataggio come è formato il nostro PDF. Conferma, ci chiede appunto se vogliamo sostituire l'ultimo file con questo riferito all'azienda prescelta, clicchiamo su sì, dopodiché si clicca sul pulsante stampa per generare l'anteprima del PDF. Ecco qui, a sinistra ci sono i nostri partitari, no? Identificati con il codice numerico e la descrizione, e poi due periodi contabili affiancati. A questo punto basta salvare il PDF, gli assegniamo un nome qualunque. Una volta salvato, se torniamo in Linux, andiamo nella nostra area riservata. Se questa azienda non è ancora stata censita all'interno del nostro account, andiamo in Elabora Analisi, No Analisi di Bilancio. A questo punto scegliamo il box centrale, identificato con la descrizione carica, bilanci e situazioni contabili in qualsiasi formato, e possiamo o trascinare il PDF all'interno di quest'area che adesso si è colorata di blu, oppure premendo questo tasto con il nostro mouse andiamo a cercare il file MSIT e quindi la situazione contabile salvata sul nostro PC. Clicchiamo su OK. A questo punto Linus prende le informazioni contenute nel PDF e le riclassifica secondo gli schemi tipici di Linus. Sta caricando, il file di partenza è questo qui. Linus ci porta nella schermata home in cui sono riassunti alcune informazioni, dati di conto economico e stato patrimoniale. Nel menu fonte di classificazione schema gestionale troveremo il nostro PDF rielaborato e riclassificato all'interno di Linux, con il dettaglio ovviamente anche sia dei totali dei partitali che dei valori dei singoli mastrini.